tutti, bentornati sul mio canale. In questo video vi farò vedere un nuovo svuota la spesa completo. Sono appena tornata da Hypercore e quindi adesso mi accingo a svuotare le buste. Sono meno dell'altra volta, l'avevo fatta da Carrefour, l'ultimo svuota la spesa, ve lo lascio qui in scheda se ve lo siete persi. E come per quello svuota la spesa, anche in questo vi segnerò in sovraimpressione tutti i prezzi, così almeno non mi devo perdere 9 ore a trovare il prezzo. E come al solito è tardissimo anche questa volta, perché io vado a fare la spesa sempre la sera tardi, quando i bimbi sono già mangiati e sono quasi pronti per andare a dormire. Quindi in verità non sono riuscita ad andare in macelleria da Hypercore, che hanno un bellissimo reparto macelleria, ma era già chiuso e stavano già chiudendo anche, tirando proprio le ventane, i teli protettori per quanto riguarda il reparto fresco. Quindi a una certa mi sono proprio fatta spazio per tirare fuori lo yogurt, per dire, perché era già tutto chiuso. Comunque, perché ero convinta chiudesse alle 10, invece chiude alle 9:30. Comunque, iniziamo subito. E come sempre, se non siete iscritti al mio canale, non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel mi piace se vi piacciono questi video svuota la spesa. E iniziamo, abbiamo 3 sacchi, anzi iniziamo da questo, che ne ho presi 2, sono i crocchi per i gatti. Ah, un'ultima cosa, per chi fosse qua per la prima volta, io abito in Gran Canaria, quindi i prezzi sono canari, e Hypercore è un supermercato del gruppo El Corte Inglés, che a me piace tantissimo, penso sia anche il mio preferito. E tornando alla spesa, ho preso come prima cosa, così faccio un po', libero un pochino di spazio, ho preso i croccantini per i gatti, perché come sapete, per chi mi segue, ho 4 gatti, e quindi sono per lo più tutti adulti, e ho preso questo qua per il tratto urinario. C'era il secondo pezzo al 50%, quindi un pezzo tipo 14 euro e il secondo pezzo 7 euro, quindi metto qua. E sempre per i gatti ho preso la sabbietta e ne ho prese 5. No, 4, perché la quinta si è rotta mentre la stavo pagando. Poi questa qui, aspettate che la tiro via. Qui c'è anche l'ultimo arrivato, che è il più vecchiarello. Ciao Giuni! Allora, iniziamo da questo sacco qui e mi faccio anche spazio, tiro avanti questo qui e così davanti mi metto tutti i prodotti. Allora, ho preso come prima cosa le uova, perché non avevo più uova, e ho preso queste qui che avevano mi sembravano di tipo 0, categoria 0, solo che adesso vedendo nella stampa non sono 0, ho preso una fregatura, perché c'è scritto 2, e 2 è proprio la categoria peggiore, 2 la categoria per la produzione e nel suelo, però sono sempre, non sono ecologiche, quindi mi sono fatta ingannare dal pack, ci sono caduta proprio con tutte le gambe, tutte le zampe, tutte le braccia, sono proprio caduta in pieno perché ero di fretta e le ho prese così. Comunque ho sbagliato, amen. Ho preso le banane e questo è proprio il platano canario, sono banane piccole, dolci dolci dolci. Io con queste ci faccio anche tantissime ricette di dolci fit, anche banalmente i biscotti fit senza zuccheri aggiunti, oppure i pangoccioli che sono buonissimi. Poi ho preso 2 cetrioli perché non ce n'erano tantissimi, erano tutti un po' mollicci, quindi ne ho presi 2 che si salvavano, ma non è che fossero proprio questa grande cosa. Ho preso le prugne e queste ci va pazzo Riccardo, gli piacciono un sacco. Poi qui abbiamo proprio il sacchetto della verdura, della frutta. Ho preso naturalmente gli avocado, che sono duri come il marmo, saranno pronti tra 3 giorni. Poi ho preso le melanzane, anche le melanzane non erano proprio bellissime, erano un po' mollicce, però le ho prese perché vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere il pasticcio di melanzane arabo, perché nell'altro svuota la spesa me l'avete chiesto veramente in tante, e quindi lo trovate nell'ultimo What I Eat in a Day che ho pubblicato qualche giorno fa. Pasticcio di melanzane buonissimo, facilissimo, pochi ingredienti. Poi ho preso la papaya, perché qui in Gran Canaria crescono un sacco di papaye. Poi ho preso il detergente, questo qua che ci piace tanto, che è della linea Las Tres Brujas. Questo è il mio preferito, è quello che preferisco, e da quando l'ho trovato, questo per pulire tutto proprio, poi ha un buon profumino. Poi ho preso gli assorbenti,
per quanto riguarda gli assorbenti, piccola parentesi, per noi donne, in Italia voi avete i Lines, qui in Gran Canaria non ci sono, in Italia c'è anche il Lines e che è bellissimo, qui no, vabbè, comunque, breve parentesi. Poi ho preso, breve parentesi, interessantissimo, ho preso un po' di barrette proteiche perché sono comode soprattutto quando sei di fretta, tipo io adesso Sebastian che ha la febbre che li va e li passa e quindi non è che ho tutto sto tempo di stare lì a cincischiare in cucina e ho preso un po' di barrette proteiche, sono tutte di questo marchio che è Nutrisport. E queste mi piacciono molto, tra l'altro hanno, sono basse in carboidrati e hanno degli ottimi valori. E poi ne ho prese due della Wader, queste qua, per provarle perché non le conosco e quindi vabbè le provo. Hanno 60% di proteine e poi hanno 4 grammi di amminoacidi ramificati. Quindi, ah no, ne ho prese tre di queste, tre della Wader e un monton, come si dice qui, un monton della Nutrisport, tutto il cioccolato, sono 4, 8, 9, 10, 11, mi dureranno per un po'. Poi, sempre per le mie ricette fit, ho preso il cacao amaro 100% della Lind, questo non mi fa impazzire perché non è proprio, non ha un inci bellissimo. Ne compro di solito un altro, di un altro marchio, però non c'era, quindi ho preso questo qua, perché ha cocoa mass, cocoa butter e cocoa, tre tipologie di cocoa. Invece l'altro che compro è proprio un ingrediente e nada mass, solo quello. Poi magari se c'è qualche esperto di cacao batta un colpo e ci dica cosa dobbiamo vedere per trovare un vero cacao nero 100%, cosa ci deve essere scritto. Poi ho preso un po' di mortazza per Riccardo, cioè intanto Junior che sta starnutendo, Giugni, amore. Stavo dicendo, ho preso due mortazze della Ferrarini per Riccardo perché lui ci va pazzo e ogni tanto glielo alterno con l'affettato di tacchino o l'affettato di pollo. A lui piace tantissimo, però la mortadella comunque non è che abbia questi valori nutrizionali pazzeschi. E poi ne ho presa una della Citterio. Io la mortadella la compro solamente italiana, ovviamente. E poi, come ultima cosa, in questo sacchetto, poi lo possiamo adagiare per terra, con grande classe, ho preso due Nestì al limone, perché alla pesca non esiste, zero zuccheri aggiunti, io compro solamente zero zuccheri aggiunti. E ora possiamo iniziare con una nuova borsa, e ho preso queste fette biscottate della Santiveri, che a me piacciono tantissimo, queste sono alla chia e non hanno zuccheri aggiunti, queste sono veramente 100% integrali, non per finta, perché se voi andate a scegliere delle fette biscottate e andate banalmente a leggere degli ingredienti, troverete zucchero così proprio, regalato, buttatoli così. Invece queste qua sono buone e hanno degli ottimi, ottimi ingredienti. Io da quando ho trovato questo marchio, Santiveri, non so se si pronunci in questa maniera, penso ci sia anche in Italia, io cerco solamente queste, compro solamente queste. Tra l'altro ce ne sono anche di varie tipologie, queste qua sono con la chia, ci sono al lino. Io invece al lino compro queste qua che sono buonissime, sono veramente buonissime, ve le straconsiglio, sono della Special Line. E penso che anche queste ci siano in qualche negozio ecologico, tipo il Natura, sì, mi pare di averle viste quando ero tornata in Italia. E queste sono con il lino, sono buonissime. E ne ho prese tre, perché infatti uno, due e tre. Ma c'era il 3x2, se non mi sbaglio c'era il 3x2. Poi ho preso l'unica carne che c'era, perché era quella fuori nel bancone che non avevano ancora chiuso, ed è quella per stasera. Vedete che bella carne? Cioè, se chi ha visto lo svuota la spesa del Carrefour l'altra volta, cioè ci passa un tir tra la qualità della carne del Carrefour e la qualità dell'Ipercore. Queste adesso le facciamo stasera con un po' di verdurine. Poi ho preso l'asse
7 Up, sempre zero zuccheri. Questa qui piace tanto ad Ale. Poi ho preso un po' di dentifrici perché c'era il 70% sulla seconda unità, quindi la prima unità la prendevate a prezzo pieno, mentre la seconda a 70%. Ho preso queste qua, le Colgate Max White. Io non ho ancora provato un dentifricio che, oddio, ricompro sempre quello, mi piace sempre quello, e lo cambio. E in verità lo cambio anche in base all'offerta e anche banalmente anche al packaging. Non ho ancora scelto un mio dentifricio, non ho ancora provato. E poi ho preso questo qua, sempre della Colgate, sempre limpieza profumata, quindi una pulizia profumata, profumata. E invece questa qua Maxi White, quindi per avere dentini belli bianchi, 2 e 2. Poi ho preso il Cortado, che è il caffè macchiato decaffeinato, perché stiamo cercando di diminuire la caffeina in tutte le maniere, soprattutto Ale. E poi le carote, queste qui normali, non sono ecologiche. E abbiamo finito anche il secondo bustone. Poi vedete un po' di marasma. Iniziamo con il terzo bustone e qui ho delle cose per il mio piccolo Sebastian. Ho preso 2 latte di lattino in polvere numero 3, perché lui adesso ha più di un anno e quindi beve il 3. Poi ho preso 3 pappe al pesce, al merluzzo, di questo marchio che è Smile It ed è biologico. Con questo mi trovo molto bene, io di solito ne tengo sempre un pochino a casa quando magari andiamo fuori, quindi mi porto dietro la pappa già pronta nel caso non ci fossimo organizzati per tempo. Trovo che siano comode e queste hanno dei buoni ingredienti. Ovviamente sempre pappa pronta, cerco sempre di fargliela sempre io, però nel caso, nell'evenienza, abbiamo sempre la pappa pronta, però di buona qualità, ecco, per quanto una pappa pronta possa essere di buona qualità. Poi, sempre per Sebi, ho preso queste salviettine piccoline da portarci in giro perché sono comode. Queste qua sono di Corinne the Farm e io le compro da quando Ricky era piccolo, quindi mio primo bambino che adesso ha 6 anni, e sempre comprato queste qui, oppure quelle di Bambo Nature, però si trovano con un po' di difficoltà in giro e c'è anche il formato piccolino. Poi, sempre per Sebastian, ho preso questo qua, questa la crema di riso biologica della Hip. A me piace tanto la Hip, in Italia si trova con facilità, qui si trova veramente con la lentina, la trovo solo da Hypercor e qualcosina poco poco da Carrefour. Poi qui ho preso le salviettine umide per il cambio da tenere a casa, sono quelle grandi, queste sono marchio Court Anglais, quindi nessun marchio in particolare. Poi ho preso una tisana, è un'infusione al finocchio ed è della marca Santiveri, sempre delle fette biscottate di cui vi parlavo prima, e non ho mai provato un'infusione di questo marchio, fatemi sapere se l'avete già provato. Ed è da un sacco di tempo che non compro un'infusione al finocchio, il finocchio ha un sacco di proprietà anche diuretiche e fa tanto bene. Poi ho preso un po' di caffè, sempre espresso ma decaffeinato. E basta, quindi questa l'abbiamo svuotata, la butto lì. Poi, ultimo saccone, ho preso 2 deodoranti della Sanex, uno Nature Protect e uno 0% alluminio e alcol 2, che hanno un buon profumo. Poi ho preso il famoso yogurt, preso proprio di soppiatto, proprio spostando la tendina e infilando la mano per prenderlo. Questo a me piace tantissimo, lo preferisco al Fage, mi piace di più perché ha proprio un buon sapore, ovviamente 0%. Poi ho preso questo bagno doccia della Johnson per Sebastian e per Riccardo. Ci ho messo un po' perché adesso tendo ad evitare di comprare tutti quei detergenti sia per capelli ma anche per il corpo con i solfati, perché
perché comunque sono detergenti aggressivi. E se andate a vedere un pochino gli ingredienti di tutti i detergenti anche per bambini, sono tutti con i solfati, laurex sulfate, sempre, ovunque, come secondo ingrediente, dopo l'acqua c'è quello. E invece questi qua della Johnson, che per quanto sia comunque una marca molto demonizzata, però comunque ha dei suoi prodotti che non contengono i solfati, e comunque sono i solfati, vuoi o non vuoi, sono detergenti molto aggressivi sia sulla pelle di un adulto, a maggior ragione per la pelle di un bambino. E questo qua io l'ho preso per la detergenza della pelle, perché per i capelli gli ho preso uno shampoo di Api Vita che mi sta piacendo molto. Gliel'ho trovato in farmacia qualche giorno fa. Poi sempre qua ho preso Coca-Cola zero, doppio zero, zero zuccheri e zero caffeina. Io lo so che la Coca-Cola non va bene, però ogni tanto, cioè, ci sono questi compromessi, ovviamente, però lo so che non è il massimo della salute. Poi ho preso la patata, che era patata dolce, ne ho prese così 4, non ce n'erano tantissime, con un bellissimo aspetto, e io queste le faccio al forno in maniera semplicissima con un po' di pepe e un po' di sale, e diventano delle chips buonissime di patata, buonissimo. Poi ovviamente da buona cipollara ho preso le cipolle così, e anche ovviamente così, perché queste mi ricordano tantissimo la mia amata cipolla di Tropea, che è buonissima. Questa non ho idea da dove possa venire, però è sempre buona la cipolla di tutti i colori. Poi ho preso due lattini Nivina 3. In verità il latte liquido per Sebastian glielo prendo liquido, appunto, solo quando ha un formato più piccolo. Non so perché glielo ho preso da un litro, perché un litro non glielo porto in giro, perché non, poi va male. Poi gliene ho presi due. Poi ho preso gli Actimel per Riccardo e per Ale, perché gli piacciono un sacco. E anche questo l'ho preso di soppiatto dal reparto frigorifero, perché era tutto chiuso. Però l'Actimel loro lo bevono sempre. Poi ho preso un Colgate per Riccardo. Questo qua è della linea Bimbi ed è dai 3 anni in su, questo qui. E poi sempre coerentemente al fatto di diminuire la caffeina, ho preso delle bombe energetiche della Coca-Cola arricchite con caffeina. Queste proprio quando sono mezza dormiente alla mattina e ho proprio bisogno di bere o questa o di andare a dormire. Quindi me ne sono presa 4, ma in verità sono sia per me che per mia sorella, perché anche lei abbiamo bisogno di caffeina una certa, quindi le abbiamo prese. Poi ho preso l'aglio, perché nella ricetta delle melanzane alla marauega, alla marocchina, ci va l'aglio. E poi basta, questo era del bagno doccia, e con questo abbiamo terminato. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like a questo video, e se ne volete vedere anche altri commentate qui sotto. Io vi mando un super bacio e vado a preparare la carnassa per la cena, che abbiamo fame. Prima metto a posto e poi vado a preparare la cena, ovviamente. Vi mando un super bacio.